Tutela delle coste giorno dopo giorno, mese dopo mese, con costanti monitoraggi. Lo ha annunciato il ministro del mare Nello Musumeci ieri alla convention nazionale di Fratelli d'Italia, Le radici della bellezza. È stato un intervento molto composito che ha parlato delle direttive nazionali che verranno date, ma soprattutto di quelle che sono le ricadute in Sicilia. Il monitoraggio avverrà attraverso i comuni, con il coordinamento della regione siciliana. C'è una legge in Parlamento che verrà approvata, secondo quanto annuncia il ministro, molto presto. Le politiche del mare, ha detto Musumeci, sono fondamentali per una Sicilia che punta sul turismo, ma che dal mare deve anche avere grandi risorse al di là di quel comparto. La convention si è tenuta per la seconda volta a Brucoli, nel cuore della zona industriale, nel comune di Augusta, che è uno dei centri industriali più densi d'Europa, un polo petrolchimico molto ma molto problematica. Però Brucoli è anche da poco diventato borgo marinaro ed entra in un circuito che garantisce promozione internazionale e soprattutto finanziamenti per far crescere il turismo. Vedete queste due anime quindi che si muovono insieme, come ha sottolineato il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mari durante la convention. Ha detto il depuratore biologico per il mare di Augusta è fondamentale. Questo nuovo posizionamento garantirà anche l'accelerazione su quel fronte, dove l'iter autorizzativo comunque è andato molto ma molto avanti. Il coordinatore di questa convention, l'organizzatore, l'ideatore per il secondo anno, è stato il vice capogruppo della Camera dei Deputati, Manlio Messina. Un vice capogruppo che ha utilizzato, ha sottolineato negli interventi, il ruolo per garantire alla Sicilia una primogenitura nelle iniziative di analisi e rilancio del turismo. Di turismo ha parlato anche il ministro Santanchè, che a confronto con i giornalisti ha ricordato come quest'anno, ancora una volta, per la Sicilia sia stato un anno di grazia. Il turismo cresce, ma bisogna consolidarlo attraverso interventi che vadano fuori dalla stagionalizzazione. In questo senso, interventi anche a livello nazionale da parte del Parlamento sono allo studio. La questione di fondo è stata poi legata al confronto con le categorie del settore, quelle categorie turistiche che hanno chiesto maggiori sostegni per uno turismo che non sia soltanto mordi e fuggi, ma che garantisca circuiti legati ai beni culturali che per il momento non ci sono. È necessario anche creare collegamenti con le altre realtà all'estero che parlano e promuovono turismo, proprio perché ormai l'internazionalizzazione della proposta diventa fondamentale. In questo senso anche internet, il ruolo della comunicazione sui social, può essere uno strumento in più al servizio della Sicilia. Ripetiamo, la convention è stata nazionale con la presenza di tutti i ministri e i sottosegretari di settore, però ha voluto avere questo taglio strettamente siciliano, proprio nelle analisi e nelle proposte. E viene subito dopo quel G7 ad Ortigia, che anche in quell'occasione ha voluto far diventare la Sicilia e Siracusa una vetrina. Sul G7 comunque stendiamo un velo pietoso, come abbiamo avuto modo di dire qualche giorno fa. Per quanto riguarda questa convention, dobbiamo dire che tanta carne è stata messa al fuoco. Occorrerà capire in che termini adesso verranno portate avanti le proposte. C'è grande attenzione da parte del governo, lo ha ribadito Manlio Messina a conclusione dei lavori. Sono stati 3 giorni di lavori, tutto il fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Quindi tante proposte che adesso devono essere comunque concretizzate. Il tempo sarà galantuomo.